Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto. Un saluto da Kyle, il nostro Birdomana. Ciao Kyle. E da me. Oggi trattiamo un mazzo, un deck odioso, con la wincon peggiore nella storia di Magic. Sto parlando del Machina. Ebbene sì. Nel frattempo di assestare e sistemarci dopo la nuova espansione, io continuo comunque perché c'avevo ancora una caterva dei mazzi da provare. E così io continuo per la mia strada e vado dritto. Allora, che cosa pretende di fare questo mazzo? Pretende di far finire le carte del mazzo all'avversario prima di morire lui stesso, perché fondamentalmente questi mazzi, almeno giocando di mono blu, non parlo di Nidhogg che è una bestia, ma fondamentalmente sono appunto mazzi che tendono a mettere in una bolla l'avversario. Comunque, guardiamo in ordine che cosa abbiamo inserito. Vabbè, ovviamente la carta migliore nel meta per macinare è Ruin Crab, seguita da Maddening Cacophony. Maddening Cacophony è estremamente buona, perché poter macinare a costo 6 metà mazzo all'avversario non è male, ma a costo 2 ci permette di macinare 8 carte. 8 carte che sono, ecco, che sono un Into the Story. Quindi una mano tipica di perfetta di questo mazzo potrebbe essere: primo turno Ruin Crab, secondo turno Maddening Cacophony, terzo turno Teferi's Tutelage, quarto turno Into the Story. Emo finito. Emo finito. Fondamentalmente è questo quello che bisogna fare. La mano perfetta dovrebbe essere questa, però ovviamente la perfezione appartiene soltanto a Dio. Dio non esiste, quindi viene da sé che ci abbiamo per culo. È per quello che abbiamo anche altre cose. Abbiamo 6 phase, counter e maciniamo 3. Quindi diciamo anche il counter macina. E poi abbiamo ovviamente le nostre rimozioni, che poi di rimozioni non si può parlare. Per esempio Bubble Snare, tappa una creatura e ciaone. In più, se paghiamo il T-Kicker, se era stappata, diventa tappata ancora meglio. Con questa carta esiste contro il Sultai Ultimate Rune. Questa carta è stata inserita esclusivamente per evitare agli altri mazzi di rampare con Cultivate, Path of the Wood Tree e tutta quanta quell'altra roba. È estremamente utile perché lì rallenta, se non addirittura stoppa. Frogify, stesso discorso per altri mazzi che comunque si basano sulle creature. E la facciamo diventare un 1-1. È stato un piacere. Senza abilità, senza niente. Glasspool Mimic ci serve principalmente per compensare o la mancanza di terre, nel caso in cui non dovessimo arrivarci a terre, oppure la mancanza di creature, perché comunque non giochiamo creature. Il Glasspool Mimic, insieme a Ruin Crab e a Cosima, ci torneremo su Cosimo, sono le uniche creature che abbiamo. E questo perché comunque riusciamo a copiare un Ruin Crab, ci permette di raddoppiare l'effetto, cosa non da poco. Appunto, giochiamo anche Cosima, perché Cosima, appunto, con l'Omen Kill è una carta che ci permette di fare molte cose, ci permette di pescare, viene esiliata, quindi non è bersagliabile. Diciamo che in base a quello che ci troviamo, alla situazione, possiamo fare o meno alcune cose. Personalmente, io non gioco mai l'Omen Kill in questo mazzo perché è molto difficile avere il crew 1, perché sono tutti 0-0-0-0. Quindi è molto meglio, secondo me, giocare Cosima come creatura. Anche perché se giochiamo le carte innevate, abbiamo la faceless, tappare un 4-3 per rannare l'Omen Kill 3-3,
A meno che non sia una situazione molto particolare, mi sembra alquanto controproducente. Piccola menzione, appunto, nelle terre abbiamo solo 9 isole, perché aggiungiamo 4 Fable Passage e Field of Ruin. Fable Passage, ovviamente, perché con il crab è estremamente utile perché macina 6. Field of Ruin, stesso discorso, in più protegge la nostra faceless dalle altre faces o da un eventuale crawling baron. Scusate se mi è da ridere perché il pappagallo mi sta piatto il culo. E inoltre appunto trigger al nostro crab. Questo mazzo gira intorno al crab. Per sopravvivere abbiamo Cosmos Elixir. Cosmos Elixir, due carte, peschi, cioè 20 vita, peschi, quindi con uno o due addirittura di questi in gioco riusciamo a sopravvivere, perché si parla, questo, ricordiamo che questo mazzo lotta per la sopravvivenza, non prende in mano la situazione, non ti fa mettere paura, al massimo dice ma guarda che rottura de palle, ma guarda che rottura de palle. Le preoccupazioni all'avversario vengono quando incomincia ad avere 20, 15, 18 carte nel mazzo. Se no non se ne preoccupa perché quasi tutti hanno le contromisure contro i Macina per colpa appunto del Dimir Rogue. Una copia di Lucina sta qua perché comunque non abbiamo praticamente non abbiamo nulla di grosso, abbiamo tutto quanto molto piccolo e quindi si gioca spesso. L'unica cosa grossa a costo 8 appunto è Lucina, e questo perché ci serve appunto qualcosa per finire in bellezza. Ultima menzione, l'unica carta della nuova espansione che ho inserito è Divide by Zero. Perché Divide by Zero? Perché niente, perché semplicemente abbiamo messo quattro copie di Environmental Science, dove appunto ci andiamo a prendere una terra e guadagniamo 2 punti vita, Introduction to Prophecy, quindi Scry e Pesco, e Fractal Summoning. Quindi nel caso in cui appunto fossimo nella situazione in cui appunto abbiamo tanto mana, possiamo comunque crearci una bella creaturona che non è male. Questo con Divide by Zero. Questo ci permette 4 copie, 7 carte, 7 carte inside, così vediamo un attimo, 3, 3, 7, 7. Così vediamo, ci danno una marcia in più. Secondo me questa cosa sarà molto 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 interessante. Questa era la spoiler, ora non ci resta che andare a provarlo. E attenzione, ecco il primo di oggi, il nostro primo amico. Amico, amico. Scusate io. A posto, non si vedeva la marca. Non si vede, non abbiamo sponsorizzato nessun brand. Perfetto. Allora, diamo un po' un'occhiata. Noi possiamo, siamo on the play. Interessante. Quindi va bene. Questo è lo Yorion deck. Perfetto. Allora, cominciamo subito con Field of Ruin. Ok. Tu vuoi rampare? Sì, sul tai. Bene. Vediamo come rampi così. Subito proprio, a tappo. Un Fortel, interessante. Noi incominciamo a rompergli proprio le balle. Scartiamo Cosima, io la voglio, quindi scartiamo Divide by Zero. Ci sta poco a fa. Mici, macina, macina. Ottimo, due terre. Ottimo. Macinare due terre e non dargli la possibilità di rampare è praticamente quello che volevamo. E niente, non ha letto Confounding Conundrum. Conundrum. Va bene, mettiamoci così e guardiamo. Bom bom. Bravo.
You cannot ramp. Puff. Io mi riprendo col mano il Triom. Bravo. Ma scusa, famo così invece. Perché giocarci a Field of Ruin? Spacchiamo Field of Ruin, via Triom. Ok, spacchiamo il Triom. Lui si deve andare a pescare una terra. Quindi è una terra in meno che pescherà dal mazzo. E poi maciniamo 8. Oh, diamogli un'occhiata al mazzo. Shark Typhoon, Emergent Ultimatum. Ok, quindi meno 1. Ottimo. Fabled Passage, Floredron, Wolf Willow, 2 Wolf Willow Heaven. Non male, non male. Questa potrebbe uccidermi. Buono, Vorinclex, via. Vai via, Vorinclex, non ti vogliamo. Allora, a me effettivamente avere 5 mana adesso non mi serve, quindi io la terra potrei anche tenermela così. Quindi teniamoci la terra. Se lui fa qualcosa di pericoloso ci abbiamo un cazzo. Vabbè, meglio sul Cosima che sul... Allora, sto punto la cavolo la terra. Macinare un mazzo di 80 carte è praticamente impossibile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Due, tre, quattro, cinque. Chi ora? Me coglionez. No, 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 no! Ho sbagliato. Mannaggia tutto, ma come cazzo faccio a fare queste puttanate? Devo fare divide by zero sulla pedina. O sul Floridron, meglio sul Floridron, no? Quanto mana c'ho? 5, 6 e meno più piccola. Quindi via. Non è un problema se Chiora si prende uno dei miei. Madonna che... Mi sa che abbiamo perso. Sono 8, 10, sì, abbiamo perso. Questa è andata veramente una merda. Nessun crab, niente niente. Peccato, avevamo cominciato veramente bene. E ci siamo. I go too fast. La tua ragazza sarà felice. Allora, Ruin Crab, se please. Oh, l'uno per di Eugene, signori, attenzione. Attenzione. Come al solito, terra passo. End turn. Mm-hmm. Ok. No, ho sbagliato. Per bacco. Aspettiamo un turno. Meglio. Perché sicuro lui c'ha qualcosa qua. Ci giochiamo Seagate Restoration come... Ci potrebbe avere Shock... Vabbè, Shock no, però... Cosmos Elixir potrebbe essere la carta vincente in combo con Teferi's Tutelage. Entrata fata. Però noi questo turno non counteriamo. Vediamo un po'... Ah!
Un rune deck. Noi abbiamo già giocato con questo mazzo, sappiamo cosa rimuovere. Il problema è che... Oddio, problema mica tanto, perché giocando il rimbalzo noi sappiamo che carte bisogna togliere a questo mazzo. Già una e due sono andate. Per un Forge Champion, ok. Lui le rune adesso le paga uno invece che due. E ha preso Rune of Might. A questo punto noi frogifai. Sta Rune of Might la paghi 2. Ma attack. Quindi già sono. Non sono tre rune questo turno, ma sono due. Una in meno. Che non è male. Sei un 1-1 puzzone senza abilità. Mi dispiace, anche, gli ho cambiato anche il colore, proprio è diventato come un'altra cosa. Birgi. Però devi interculo. Ops. Wow. E che ci hai fatto? Hai perso un turno. E io lo countero dopo. Quindi aspettiamo per Teferi's Tutelage. No, attack. Anche se sta Birgi cagherà al cazzo. Vai, vai. Siamo pronti? Vai, vai. Eccolo. Sì. Counter. E macina 3. Due Rune of Might, due Showdown of the Scald. Ottimo. E lui mo se farà questa sopra Birgi, ovviamente. 4-4 con Trample, mi rompe un po' le balle. Anche l'Envoy rompe un po', però almeno deve usare il mana colorato per farse, per far sta tarantella. Ah, io Gino voglio giocare, quindi è inutile che... buono! Normale. Paghiamo uno, ottimo questo. Non stappa. Peschiamo una carta. E scartiamo Cosmos Elixir. Sì, scartiamo Cosmos Elixir. Doppio Tutelage è abbastanza devastante per conto suo. Ok. Faceless Heaven. Ok, quindi un Runeforge è qua. Transcendent Envoy, Showdown of the Scald. Deve essere il mazzo mio. Deve essere il mazzo fatto io. No, attack. Quindi mo lui, se vuole... Primo lui se vuole fare le cose. Come se l'aveva ripreso in mano? Se l'aveva ripreso in mano col coso. Con l'Adventure. Ah, questo è un problema. Questo è un problema gigante. Ma che è scemo? Ah no, giusto, perché non c'aveva armana. Giusto, non c'aveva armana per fare tutta la combo. Quindi c'ha tutta la combo. No, vabbè. Vabbè, a meno che non c'ha quella rossa. Ok, questa non l'ho capita. Dammi la terra blu. E con Undurum non è la ca... Però pesco quando entra. Quindi via Yujin. Oddio, via Yujin. Ma che siamo matti. No, aspetta. Sto a fare una cazzata. Allora. Se il prossimo turno io teoricamente sono morto, perché sono 1, 4, 5, per assurdo 5, 4, 5 e 3, 8, 9, 10, 11, quindi sono costretto a bloccare col crab. Però, Eugene, madò, devo scartare Eugene per forza.
Forse aver scattato Eugene gli farà pensare: oh mio Dio, che cosa avrà in mano? Oh, allora, l'ultimo Runforge è andato nel cimitero. Di envoi ce n'è rimasto uno e due draghi. Vabbè, dammi la terra. Vabbè, ma che non ci faccio più un cazzo con la terra. Però questa era la terra migliore che poteva entrare. Però non ce la faccio a deccarlo. Muoio prima. Minchia, due sete stanno così accollati. Quindi ce n'è un altro qua. Carte nel mazzo. Esiste la remota possibilità che lui non ce la faccia scombare. 13 carte nel mazzo, perché lui comunque deve pescare per fare la combo. E io non avendo posso. È incredibile. Quanti Runforge Champion c'avevi io? Ma avevo contati 4. Ho contato male allora. Ho contato 2 volte lo stesso. Ok, quindi mi vuoi attaccare col Setessan. E essendo già una creatura. 3. E 4, 7, 8.9, 8. Cioè, o vince adesso o non vince più. Però se è sbagliato, doveva targettare il Ghost and Dragon. Cioè, perché non ha targettato il Ghost and Dragon? Se Tessan triggerava. Cioè, che cazzo de senso c'ha sta cosa? Avrebbe avuto più mana. E si sarebbe fermato quando diceva lui, prendendosi tutte queste 8 carte che sono rimaste. Evidentemente il tracker gli dice che non c'è rimasto quasi più niente. Che gli è rimasto dentro? Allora, 4 un for Rune of Might sono uscite tutte. Idem Shaman the Skull. Idem quella rossa, perché l'ultima se l'è giocata qua. È rimasto un Setessan. Ah, eccolo. Eccolo che sta arrivando. Allora, è blocco il Setessan, ovviamente. 4 e 4, 8 e una 9. Mica la 2. E io gli devo macinare 8 carte. Che cazzo faccio? Dovrei pescare Into the Story. 2, 4. Ce la faccio, sì, aspetta. Ce l'ha fatta, a posto. Sì, non sta a preoccupare per niente. Tu dirige. Mi stavo preoccupando per nulla. A posto. Uff. Pensavo, mamma mia. Pensavo che stavi preoccupando. Insomma. Allora, questa mi piace. Questa mi piace. Ci abbiamo anche una. Cioè, vabbè, ma senza neanche giocare. Basito. Basito, mi piacerebbe avere la. Ecco che cosa divertente da fare. Mi potrei scaricare una soundboard. Bam! E sparare due tre stronzate ogni tanto. Tipo adesso, se ci sarebbe stata, che ne so, bene la frase di Boris. Stannis, fammela un po' più basito! Non male, non male. Vabbè. Sì, vi ho fatto vedere una. Tipo, che ne so, una cosa tipo questa.
Dovrei alzare il volume del telefono. Proviamo di nuovo. No, è morto. So you have chosen death. Non male. Ebbene sì, avevo già una soundboard sul cellulare. Non lo dirà nessuno. Quindi, se io volessi aggiungere tra i My Sound, oltre al... E sti cazzi che... Allora, vediamo un po'. Che cosa ci abbiamo? Emergency meeting. Vabbè. Dark chocolate? Come dark chocolate? Ah. Ma oh, questo! Stupendo. Ah, scusate. Pensiamo a Magic, che è meglio. Allora, proviamo la stessa tecnica di prima. Questa mano mi piace molto. No, niente, non ha funzionato. Vabbè. Vabbè. Allora sai che ti dico? You're all going to hell. Goodbye. Ok. C'hai il bianco? Allora io subito crabbo subito. No, niente, bisogna sistemarla. No, bisogna sistemarla a basso. No, il rosso potrà spararmi. Allora, che cazzo è qui? E di chi sono queste impronte? Allora, Field of Ruin ready per spaccargli la terra doppia. Allora, wow, make your mark. Sono un mamma mia, questa meno male è una fine cimitero. Shepard! No, attacco ovviamente. Quindi terzo turno, posso fare divide by zero. Aspetto un po', gliemillo tutto il mazzo. Un po' tanto. Mi pio. No block. Quindi queste sono le cose che divide by zero deve essere giocata con estrema intelligenza, anche perché posso rimbalzarmi anche la roba mia. E non è poco. Clarion! Ma è quello che penso? Sì, perfetto. Mamma mia! Tu non volevi farlo veramente. Cioè, questa terra esiste solo ed esclusivamente per far triggerare il crab una seconda volta, distruggendoti la terra e levandoti la terra. Perché comunque, macinando, io ti levo le terre. E questa è la cosa divertente. E tu le terre non le peschi. Quindi ti dovrebbe stoccare. Oh, buono! Abbiamo macinato una faceless. Due. No, una. Una faceless. Effettivamente poche terre abbiamo macinato. E mi pio sti danni, me ne può fregare di meno. Siamo a 31. Wow. Sto cazzo. Allora, io devo pescare. No, mi faccio 3 danni? No. Oddio, però se mi faccio... Allora, aspetta. Il mimic costa 3. Potrei... Allora, potrei giocarmi
Sì, ma non mi faccio tre danni. Non c'ha senso farsi tre danni. Oh, quanti Lurrus sono usciti? Uno, due. Ah, quindi ne potresti pescare altri due. E sopravvivo sto turno. Allora, sono due danni volanti. 4, 6, 3, 9, 11. Se c'ha il pompaggio sono morto. Complimenti. Quindi sono costretto a bloccare. Oh. Crab se ne va. Sono sopravvissuto. E com'è possibile? Eccolo lo stomp. Un altro giant killer. Altre pedine. Ah, è mosucchiata questa. A meno che non. Che se inventiamo, un cazzo. Perché macinia è inutile, non possiamo fare assolutamente nulla, perché sono sti 4 danni volanti, andiamo a 2 e non possiamo, non abbiamo creature. Siamo stati troppo lenti. Siamo rimasti bloccati con le terre. No, non è andata bene, peccato. Con due crab, mamma mia, dovevo vincerla a mani basse, invece è andata malissimo, peccato. Mazzo molto molto veloce, però adesso gioco 1-2. Dio padre di Harry Potter. Bestemmia molto velata, si lo ammetto. Qualcuno ci sfida. Chi sarà mai? Obewa, vuoi scendere? Ecco, come qua c'è un board, qualcuno fa Pandani? Allora, piantiamola con le stronzate. Qua ci andiamo una mano leggermente lenta. Però ci possiamo provare perché ci sono i pescaggi. Quindi isola in rete e pesce. Oddio. Lo voglio fare. Lo voglio fare. Lo voglio fare. No. Vabbè, è inutile. È perfettamente inutile. La domanda vera è se spaccarci il Fable Passage per pescare un'altra terra oppure no. Questa è la vera domanda, cioè noi in danno di fare dei charger la possiamo. Vabbè. Tu gran figlio di padre di Harry Potter. Questo è un bel dilemma. Fable Passage, spaccarlo oppure no? No. Vedi, a credere nel cuore delle carte, Arte? Fanculo. Tappati. Allora, chiediamo aiuto al tracker. Abbiamo l'anda al 31%. L'anda al 31% è veramente una bassa probabilità. Perché l'isola ce l'abbiamo praticamente al 15%. Quindi mi conviene spaccarlo, così almeno incomincio a pescare e a macinare. Ah, se mo pesco terra, guarda le madonne. Più che altro se mo rimango chiuso con tre terre, con due terre. Perdere l'endrop contro un mono rosso, cioè, mo, non è cattiveria, ma il mono rosso è tremendo. E poi in realtà potremmo pescare pure in Glasspool, Seagate Restoration, eccola, no, meno
Allora, con un durumbu, un durumbu, con un mundungu. Dammi una tera. Niente. Mannaggia tutto. Mannaggia tutto. Quando la forza l'uno contrasta, eh. Cioè, va, ecco. E mo questo pesca, ne pesca la terra, guarda. Ah no, meno male. Che cazzo ha preso? Divide by zero. Ah, ti prego, fammo su con un dumbo. Con un dundrumbu. Vabbè, allora io te macino 8 carte, che te devo fare? Tutte terre praticamente. Non gli ho cambiato nulla. Beh, oddio, un buon crash. Rimirock, Fervent. Torbran GG. No, comunque. Cioè, comunque voglio dire, cioè, 3 terra, 100.000 cose. Vai giù, Cosima. Cazzo, mi tocca fa', oh. Sto a 3, sono morto. Mannaggia la miseria, 5, cioè, quanti cazzo di turni sono rimasto senza terre? Allora, cioè sono rimasto 3 turni senza terre. Cioè proprio questa è proprio sfiga. Ehi! Wow! On the play con sta merda. Mulligan. E 3 terre! 4 addirittura se contiamo Glass Pool Mimic. E via Glass Pool Mimic. Ciaone. Ok, ci abbiamo Frogify, che è ottimo. Mignotone pazzo! Mignotone pazzo! E lui non fa nulla. E allora noi non facciamo nulla. Questa è la tecnica degli anti-spiral. Rasenhu. Allora. Passo. Anche a me serve un'isola. Altro Fable Passage. Quindi verrà spaccato quando sarà necessario. Cioè, adesso me voglio fare Cosmos Elixir. Cazzarola. Tanto se a meno che non se cala Toschi o qualcosa di Hexproof indistruttibile, inciucciabile, sotto Maior, cioè, per Dio. Oh! New life! Che schifo non fa! LOL! Ah, buon divertimento! Che cosa vuoi togliere? Grazie al cazzo aggiungerei! Vai, vai! Buono. Mignotone pazzo. Mignotone pazzo. Sì, perché mi gioco Glass Pool Mimic come terra. Incominciamo a levargli un po' di roba d'armazzo, prendiamo terra.
Sacré Verne! Oh, foil poi! Un buon regalo, quasi quasi. Anche, ancora non sono arrivato a 6. 5, mazzo. Mo' sparaci sopra, non me ne frega niente. C'hai sprecato due. C'hai sprecato due eliminate. Vai, 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 vai. Tre rimozioni per un crab per me vanno bene. Allora, intanto crocifai su di te. Poi Environmental Science. Ci prendiamo una terra. La mettiamo into play. E poi passiamo. E peschiamo una carta. Buono, un altro crocifai. Così abbiamo Didn't Say Please pronto qua. Lui c'ha 6 carte, quindi counter. Perfetto. Proprio teso. Stavo proprio cercando qualcosa da counterà. Così arriviamo a 9. Anzi, a 10. Carback. Clockwork Servant. Che cazzo fa il Clockwork Servant? Andate a mettere questi tre mani. Trovo a card. Ah, carino. Via mezzo mazzo. Glinto Dust, carino. Via mezzo mazzo, vai! Ma voglio sparare Clinto Dust! Vai, vai! C'ho 5 carte nel cimitero, ma non era meglio le battere da qua? Ah. Sacrifice a creature! Certo, pesca! Guadagna, io mica ti uccido per punti vita. Mi mancano dalle volte 16 carte dal mazzo. Mo' la pescata perfetta sarebbe. Sì. Fase d'attacco gli rimbalzo il troll. Ce l'ho il mana? Sì, perfetto. Ok. E quindi passo. No attack. And turn. Ok. Quindi io non sacrifico la creatura. A meno che lui non c'ha. Ah, ci abbiamo il counter. Non c'ho il counter. Non è buono. Sì, tu. A zero l'avevo fatto, non l'avevo visto. Rotflu. Ci ha neanche attaccato, ci è rimasto troppo male. Vabbè, allora, divide by zero su Eugene. E a sto punto ce ne prende la terra. Tagliamo questo. Tre, quattro.
4, 5, 6, 7. A questo punto ci giochiamo Cosima. E mi lascio... E tanto devo smurfare counter, gli devo far credere che c'ho counter. Quindi devo star fermo. Madonna, è palle sti mimic. Vabbè, oddio, che posso copiare... Posso copiare Cosima all'infinito. E dopo Frogify sull'8-8. Madonna. Ti prego, fallo. Mo... È per forza, perché c'ha 9 mana. Quindi o spacca Cosima, oppure se fa troll o Yujin. Se fa Yujin, deve fare a 3 e perde Simula. Ah no, però no, deve fare a 4, perché sennò non me ne va. Ah no, Cosmos Elixir non se ne va con Yujin. Quindi sì, o deve fare da 3. Quindi, ok, lo fa. Ah, mi fa 3 danni. Ah, ma è inutile. Ah, ma così matto, compà. Tu sei proprio matto. E io dovrei pescare un counter. Comunque. Allora, se io trasformo sono 4 e 4. Ma diventiamo aggro, va? Lo sai che non peschi? Vabbè, magari lui non se lo ricorda. Ok, e adesso che possiamo fare? Rimaniamo così. 2 life. Grazie, perché non c'avevo roba per... Ok. Yes! Proprio quello che volevo. Vai, vai. Mo che fai? Spacca tutte. Ah, no. Ok. Sì. 11. Ok. Oggi fai. Aspetta. Perfetto. Olè. Minchia, c'è la Rankol! E un altro Massacre Worm, fresca! 2, guarda, take action! Allora, sì, vattene però. Allora... Ce la faccio ad animarne 2? No. Mm.
Target creature with no counter, va bene. Pesco una carta. Life. È un problema adesso perché a meno uno me leva il crab e le goat. Questo a 5, a meno 2. Bella, mi è piaciuta. Bravo, bravo. Come gliene macino 7 carte al volo io? Cosimo. No. Devo pescare 7 carte, devo toppedeccare coso. Come cazzo si chiama? Per Dio. Teferi Tutelage. E invece no. Allora. A quante terre base ci sono rimaste nel mazzo? 4. Tu non mi attacchi più. Faceless. Io adesso posso counterare e macinare 3. Attenzione. Attenzione. Tu non stappi. Sei. Devo counter assolutamente qualsiasi cosa fa. È interessante. Vabbè, 3 danni, questo il secondo counterà. Danni, mi rio. Quindi non fai nulla? Non fai nulla? Neanche l'into dust, niente. Allora. Decline. Ok. Pesco una carta. Scarto una carta. E GG. Perché c'ho Seagate Restoration in mano. Ciao! Aspetta, aspetta, c'ho la musichetta giusta.
E poi è finita. È fatica ammazzarti, io tenuto. Cazzo di fatica. Ehi, duro a morire. Allora, e anche oggi tra una cazzata e l'altra siamo arrivati alla fine. E che cazzo vuoi? Vabbè, che cosa? Sto pappagallo sta diventando veramente scostumato. Comunque, dicevo, anche oggi siamo... Oh, cazzo è finita. Ecco, e aspetta, si nasconde ogni volta. Non capisco perché sta là. Comunque, a parte le stronzate, il mazzo è stressante per l'avversario. L'avversario viene tempestato di stress da questi mazzi, ovviamente. Però noi ci siamo divertiti. Almeno io mi sono divertito. Non mi stio tantissimo. Anche perché tu devi inventare, cioè ci sta poco da fare con mazzi del genere. Te devi inventare draghi per sopravvivere. Te devi inventare peggio cosa. Allora se io faccio questo, cioè ribadisco sempre il solito concetto che magari sarò anche ridondante e ripetitivo, ma se devi pensare, se devi far lavorare il cervello, allora io mi diverto. Se hai il mazzo che gioca da solo, lì mi diverto molto meno, perché a giocare, in realtà la sta giocando chi se l'ha inventato il mazzo, non me. Quindi rankare con questo mazzo è secondo me difficile. Se lo giocate fino alla nausea, allora secondo me, e trovate le tech giuste che si adattano al vostro stile e tutto quanto, allora secondo me potete ottenere degli ottimi risultati in rank. Volente o nolente, noi siamo intorno al 50% di controllo sui dettagli, sì, siamo al 52% di win rate, quindi 52% di win rate a diamante, a diamond, voglio dire, non è schifo. Certo, non è caricata al midic con 24 ore, però comunque manco le perdete tutte, e questa è un'ottima cosa. Detto questo, per oggi è tutto, un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, ciao Kyle, e un saluto da me, signori, alla prossima succhiata. Hai salutato oggi, era ora. Mannaggia la miseria. Sì, buonanotte al cazzo. Sto gran figlio del padre di Harry Potter.